Questo spettacolo propone cinque figure femminili che parlano al loro funerale, si alzano, prendono parola e anziché lasciare parola a qualcuno che dice per loro chi sono state, in quel tono, no, dolente, a volte ipocrita, come accade ai funerali, non si parla mai male di un morto, un funerale sono loro stesse che per l'ultima volta, nell'ultima occasione possibile, hanno da dire un'ultima cosa e la dicono. La ragione per cui questo libro nasce, questo spettacolo nasce, Erika ed io ci siamo incontrate un paio d'anni fa, qualcosa di più forse, nel primo lockdown, e lì le ho cominciato a raccontare qual è la genesi di questo lavoro, che è questa. Nasce da molto lontano, quando mio padre stava male, sapeva che il suo tempo stava per finire molti anni fa, mi ha chiamata vicino a sé a letto e mi ha detto: Concita, tu che lo sai fare, scrivi per me il mio necrologio e l'orazione funebre perché vorrei sentirla, anzi scriviamola insieme. E io naturalmente gli ho detto: ma cosa stai dicendo, tu guarirai, starai benissimo e quest'estate andremo in vacanza insieme. E non è stato così, e dopo ho capito che cosa voleva dire, perché è vero, anch'io vorrei leggere, sapere, sentire quello che diranno un giorno di me. Anzi, vorrei essere io a poterlo dire, a potervelo raccontare, chi sono stata. E sono stata molto contenta anche per lui, che sicuramente da qualche parte lo sa. Erika suona, canta e accompagna, integra, illustra queste voci con una presenza che è di soprattutto di ninne nanne e spesso in dialetto. Il dialetto e la ninna nanna è il primo suono che sentiamo quando veniamo al mondo. La ninna nanna è il primo suono, spesso è nella lingua di chi ce la canta. E questa che state ascoltando era la mia, la ninna nanna che mia nonna mi cantava, ma poi sentirete anche la sua. Abbiamo pensato che questo fosse coerente perché in qualche modo nella vita il luogo da cui si esce e quello da cui si entra, se è un cerchio, si toccano. Sono molto prossimi quei posti lì. La signora luna se quiere casa con un pajarito. Se quiere casa con un pajarito de plata y coral. La señora luna le pide naranjo un vestido verde, le pide naranjo un vestido verde y un velo blanco. Duérmete mi niña que irás a la boda pena da demonio, que irás a la boda pena da demonio y con traje de cola. Arara.